Dopo un percorso di educazione ambientale che si è svolto durante lo scorso anno, le istituzioni scolastiche di Manduria hanno ottenuto un importante riconoscimento, la certificazione FEE EcoSchools per l'educazione ambientale. Per celebrare la consegna della bandiera verde è stato organizzato l'EcoSchools Day, un'intensa giornata dedicata agli studenti di tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio, una rappresentanza dei quali ha partecipato in mattinata al flash mob Eco Heart Matinee Ensemble sul tema della sostenibilità ambientale, una performance della scuola Arabesque e, di fatto, il set per girare un video che sarà presentato in serata, curato dal gruppo culturale Aracne. Stamattina abbiamo coinvolto 320 studenti, una rappresentanza di ciascun istituto scolastico di Manduria, che diventeranno parte integrante di una performance partecipata. Abbiamo unito intorno al tema di sostenibilità dell'ambiente, della tutela del nostro pianeta, abbiamo pensato di costruire una performance che è un mix tra danza, poesia e musica. I ragazzi daranno vita a delle coreografie rappresentando i diversi elementi della natura, quindi aria, acqua, fuoco e terra. E alla fine ci sarà una costruzione di un cuore, un cuore pulsante e verde. Questo evento è stato fortemente voluto dall'amministrazione, promosso e finanziato dall'amministrazione. Importante traguardo raggiunto è stato quello di riuscire a coinvolgere tutte le istituzioni scolastiche del territorio per cercare proprio di sensibilizzare quanto più possibile dapprima gli studenti, ma poi veicolare quel messaggio positivo su quelle che sono le buone pratiche per il rispetto dell'ambiente anche a tutte le famiglie. Ci abbiamo messo tanto impegno, i dirigenti scolastici ci hanno supportato, i docenti, gli ecocomitati, ma soprattutto i protagonisti sono stati i nostri studenti. Sono loro che rappresentano il futuro della nostra città, è giusto che comprendano appieno quelle che sono tutte quelle che sono le attività e le buone pratiche per cercare di tutelare il nostro ambiente. La città di Manduria ha tante bellezze di natura architettonica, archeologica, paesaggistica, quindi bisogna conoscere il territorio per riuscire a rispettarlo e per riuscire poi effettivamente a dare un'immagine diversa della nostra città. E quindi io penso che questo sia proprio la soluzione giusta, il percorso giusto da seguire per riuscire tutti insieme a raggiungere questo obiettivo. L'importante traguardo che ha portato all'ottenimento sia della certificazione ambientale che della bandiera verde è giunto col superamento di 7 parti che prevedevano varie attività. Tutti gli istituti scolastici di Manduria sono riusciti a completare il percorso di EcoSchools in maniera ineccepibile. Possiamo dire che almeno per quest'anno tutte le scuole di Manduria sono scuole green, quindi siamo molto soddisfatte di quello che è stato fatto e ringrazio ancora gli studenti innanzitutto, ma anche tutti i dirigenti che hanno collaborato senza alcuna riserva a questa grande iniziativa. Vi aspetto tutti questa sera. L'evento è stato suddiviso in due fasi, la prima fase mattutina che prevede quindi questa partecipazione di una rappresentanza degli istituti da cui verrà prodotto un video e in più questa sera invece poi l'evento prevede la presentazione di una parte praticamente delle attività che tutte le scuole hanno svolto e quindi ci sarà l'occasione di condividerlo tutti insieme. Questo è un modo anche per migliorare poi, per cercare di confrontarsi e migliorare anche quelle che sono ovviamente le attività poi da riproporre poi per l'anno prossimo.